è titolare. È chiuso. Non me ne frega niente. Passata, lei è titolare? Sono io il titolare. Lei stamattina ha parlato al telefono con mia moglie. Come si è permesso di offenderla? Ho capito che cosa si riferisce, ho capito. Allora, cerchiamo di mantenere la calma, cerchiamo di stare... questa è la calma, diciamo, questa è la calma, la manteniamo. No, non me ne frega niente, perché non sono calmo, voglio sapere la spiegazione. Vabbè, allora, mettiamo la calma a posto, cerchiamo di capirci. Allora, stamattina già la giornata è iniziata come è iniziata, la sveglia non ha suonato. Vabbè, che me ne frega? Dice, la sua la sveglia non lo dice, lo comunica, perché non... Cioè, non è mai successo quella cosa del genere, che non... E mi sono alzato in ritardo, no? È tutto con le... Mi sono alzato in ritardo, no? Beh. Allora, poi mi sono messo in macchina, ovviamente, e piove. Quando piove, lo sa che qua tutto bloccato. E allora ci ho messo un quarto d'ora per arrivare. Dopodiché, allo swing, che sta qua, che sta la rotatoria, la macchina gira su se stessa e si è azzoppata l'altra macchina. La TV, la discussione... Vabbè, che me ne frega? No, vabbè, ma per dire, giustamente, lei non c'entra niente. Allora, il nervosismo piano piano cresceva, no? Sono arrivato qua, stava la coda. Quando mai stava la coda? Proprio oggi stava la coda, che era gente che voleva comprare. Vabbè. Allora mi sono fermato un attimino. Fatemi passare, ho aperto, qualcuno se n'è andato, qualcuno è entrato. Finalmente sono entrati anche dei bambini. Io, mentre servivo la signora, la prima signora che serviva, squillato il telefono. Può darsi che, però non potevo, perché servivo la signora che stava già in ritardo. Nel frattempo dei bambini della scolaresca si sono fregati la roba, che si sono portati, che poi questo l'ho saputo dopo che ho visto la telecamera, infatti ho chiamato anche la polizia. Vabbè, ma non me ne frega niente in questa però la cosa la sto dicendo, che la mattina già la sveglia che non aveva suonato, questo già te l'ho detto, e che quando piove qua come il nervosismo comincia a crescere. Vabbè. Allora uno non sapeva che fare, insomma, poi arriva l'altro cliente e il telefono si squillava, però io non potevo, che poi da solo stavo, non mi chiama la commessa, dice c'ho la febbre proprio, e oggi c'è la febbre, cioè, non lo so, che secondo me è per la pioggia. Ma che se ne frega della febbre? Voglio dire, la cosa sta, voglio dire, è successo quello che succede, lo sto comunicando. Allora è il telefono che squillava, ma non potevo rispondere perché arrivavano gli altri. Fuci da, è caduto pure lo scaffale che sta qua con tutti i profumi, caduto tutto, appunto i profumi che mo ho finito di pulire, che vabbè, ma di questa cosa non me ne frega niente. Iniziato che ti ho detto che la sveglia non ha squillato, sì, e allora tutto questo ritardo accumulato, insomma, sì. Alla fine sono arrivato qua e il telefono squillava. Alla fine, quando ho risposto al telefono, ed è la sua moglie che mi ha chiesto dove lo devo mettere il termometro rettale, e io gliel'ho detto. Dove lo devi mettere? Non c'è alternativa. Che trasformazione.